Salve ragazzi e bentornati alla Carriera Allenatore. Allora ragazzi, quest'oggi puntata molto importante perché concluderemo il nostro primo calciomercato, perché appunto vedremo l'ultimo giorno di mercato estivo e quindi inizieremo ad entrare nel vivo della stagione affrontando le prime partite di campionato. La prima giornata l'abbiamo vinta con la spalla, adesso tocca subito al Perugia e al Pisa, però non so quante partite riusciremo a vedere oggi, perché appunto la priorità sarà ovviamente fare mercato in questi 4 giorni. Ma come al solito, raga, prima di incominciare, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità, e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, possiamo andare subito avanti, però dicendovi che dobbiamo ovviamente andare un attimo in abbo mercato, perché mi sono ricordato che nella scorsa puntata è arrivata un'offerta per Vodisek, il nostro portiere che diciamo poco ci serve, e poi soprattutto stiamo attendendo un'ultima offerta per Pajac per provare a prendere un nuovo terzino sinistro. Poi per il resto a livello proprio di uomini dovremmo essere al completo. Comunque vediamo questa offerta per Vodisek, che è un portiere che sulla carta non vorrei vendere, però chiaramente a giusto prezzo nessuno è incedibile, quindi andiamo a trattare. È uno scambio con un giocatore che vale 1,3 milioni, e beh ragazzi l'offerta è abbastanza alta, trattiamo. Io sinceramente a questo punto proverei a chiedere addirittura 3 milioni e mezzo, perché secondo me 3 accetterebbero. Sulla carta è un giocatore che non vorrei cedere, visto che appunto è un portiere che potrebbe servire come non servire. Comunque ripropongo 3 e mezzo, anche se difficilmente accetteranno, quindi facciamo 3-4, vediamo. No, continuano a darci questo giocatore che però noi non conosciamo, quindi non possiamo fare nulla. Comunque di nuovo 3 e 3 facciamo stavolta, dai. Perché se mi fate scambi con giocatori di cui non so nulla, non ha molto senso. Quindi FIFA, finché non aggiusterai questa cosa, non andremo d'accordo. Comunque, diciamo che quest'anno per il momento non posso lamentarmi, perché hanno fatto, ho visto, delle innovazioni anche molto carine, però per il momento solamente estetiche. Comunque andiamo avanti e vediamo un po' che succederà. Nulla per il momento, quindi continuiamo. E niente ragazzi, nessuna offerta per Pajac. Adesso inizia appunto l'ultimo giorno di mercato con le classiche ultime 10 ore, quindi avanziamo e vediamo un po' che succede. È cambiata ovviamente la schermata, è più carina sicuramente. Arriva un'offerta però non per Pajac ma per Galdamesh. Teoricamente ragazzi adesso con Busio abbiamo un centrocampista in più, però proprio Galdamesh non mi piacerebbe venderlo, considerando che l'offerta è pure bassa. Provo a chiedere 6 milioncini, però vedo difficile che il Beşiktaş accetti. 6 milioni che però sarà anche l'unica offerta. Nel senso che non abbasserò le mie pretese, no ragazzi, loro rimangono fermi su 3,7, ripropongo 6. No, no ragazzi, ok, non ho detto nulla. Dai, dai, che l'offerta mi serve per Pajac, non per altri. Dai ragazzi, volevo prendere Kerkeç. È un peccato perché sicuramente poi Pajac costerà un sacco. Potrei effettivamente provare a prenderlo a prescindere, visto che abbiamo il budget per fare una cosa del genere, e sperare che arrivi comunque un'offerta per Pajac entro il mercato di gennaio. Comunque arriva un'altra offerta per Touré, che diciamo adesso la crescita è anche ferma, è diventato tra virgolette il sostituto di Gournat, si può trattare, è un giocatore che sicuramente può tornarci utile ed è per questo che vado a chiedere sui 5 milioni e mezzo. Quindi 5 milioni e mezzo, vediamo che risponde il Levante. Attenzione che alzano, ma non troppo. Secondo me, se ci riprovo, potrebbero accettare 4 e 6. 5 e 5 non accetteranno. Faccio fallire la trattativa, però se tipo restavo proprio sui 5, secondo me accettavano. Quindi è giusto da tenere a mente questa cosa. Niente ragazzi, nessuna offerta per Pajac, adesso mancano 2 ore, interesse per Vitic, ancora Vodisek, addirittura dal Pisa, realistica, decisamente realistica. Comunque lo Sparta Praga sta per acquistare, scusate, il Nantes sta per acquistare Vitic, che vabbè attualmente non ci interessa. E Vodisek al Pisa, ci mettono Ionita nella trattativa, andiamo a trattare, perché ci sta mandarlo a Pisa, ma allo stesso tempo è un portiere che vorrei mantenere con me. Semplicemente per il fatto che Martinez, che è il portiere nostro prestato, potrebbe facilmente essere richiamato dall'Ipsia, visto che sulla carta faremo giocare
Semper. Comunque facciamo 3 milioni di euro, vediamo che dice. 3 milioncini, ecco qui. Accettati subito, però manca veramente poco. Secondo me è difficile che riesca ad andare al Pisa, però nel caso vada al Pisa sicuramente è realistico che un'altra squadra di Serie B chieda un esubero del Genova, che dovrebbe essere una delle squadre più forti. Comunque ragazzi, a questo punto, visto che possiamo, non proverei a prendere un altro portiere, questo è poco ma sicuro, però proverei a fiondarmi su Kerkez, perché ragazzi è un giocatore che vorrei prendere. Secondo me ho la sensazione che se non lo prendiamo adesso c'è il rischio che poi costi troppo, è un giovane in prospettiva, potrebbe tranquillamente giocare titolare. Pajac, ragazzi, prima o poi sarà venduto, comunque a prescindere dal contratto in scadenza, quindi restare con Kerkez e Ciz sicuramente non sarebbe male. Quindi andiamo a contattare la SEAT Alkmaar per fare, diciamo, questo ultimo colpo di mercato, perché poi lasciarvi senza nulla mi sembrava brutto. Quindi offerta per il cartellino, però ragazzi a sto punto giustamente mettiamo Pagliaccia nella trattativa e più facciamo 700.000 euro, potrebbe essere un'offerta più che valida. Sono interessati a Pagliaccia, perfetto. Però effettivamente vogliono un pochino, io ci aggiungo un milioncino che è troppo. Troppo poco, facciamo 1,5 milioni. Vediamo, 1,850 va benissimo. Sta per saltare la trattativa, quindi facciamo 1,6. Questa è proprio l'ultima offerta, l'ultimo richiamo. Offerta allettante accettata, benissimo. Diciamo che non potevamo farla fallire perché poi non c'era veramente tempo. Quindi proviamo a prendere questo Kerkez, che sembra essere un talento veramente interessante in linea con tutti gli altri nostri acquisti. Quindi ci sta benissimo, andiamo a parlare con l'ungherese. Tra l'altro è bellissimo perché ragazzi, Kerkez alla fine l'ho visto giocare con l'Ungheria e quindi diciamo l'ho visto nella realtà, quindi è realistico poi prenderlo in una carriera. Comunque ignoriamo qui la clausola rescissoria come sempre, a sto punto neghiamola, ok. Allora, cioè il contratto, la trattativa per il contratto, purtroppo fa scegliere a me. Io parto dal fatto che voglia guadagnare di più perché dall'Olanda arriva in Italia, però in Olanda era in Serie A, quindi io lascerei 1.500 a settimana. Però ti do 50.000 euro di bonus. Vediamo che dice. Offerta equa, benissimo, abbiamo preso anche Kerkez, pagato alla fine pochissimo, perché bisogna dire che abbiamo speso poco. Abbiamo scambiato Pajac, giustamente, da società intelligente non siamo riusciti a piazzare Pajac sul mercato perché non sono arrivate offerte, e quindi abbiamo provato a fare uno scambio che fortunatamente la SEAT ha accettato. Quindi eccolo qui il nostro Kerkez, subito stanchissimo con le guanciotte rosse, bello col polsino molto fashion e alla moda. Comunque ragazzi, per il momento non abbiamo acquistato un giocatore che abbia la faccia fatta bene, a parte il nostro nuovo bomber, che ancora non so come si chiama. Effettivamente avevo controllato ieri, però mi sono scordato. Bravo me. Adesso sì, ragazzi, che il mercato può considerarsi chiuso per noi, l'ultima ora. Vediamo solamente se andrà in porto l'offerta per Vodisek, che a questo punto mi sembra di no. Vediamo, l'ultima chance, l'ultima ora. Restare, diciamo, solamente con Semper e Martinez fino a gennaio non sarebbe un problema. Posta in arrivo. Stop trattative per il trasferimento, come immaginavo, perché diciamo non c'era tempo. E quindi ragazzi, a mercato concluso, la nostra squadra è questa qui. Semper fra i pali con Martinez che, se Semper continua a far cavolate, giocherà Martinez. Vodisek momentaneamente terzo portiere. Poi ecco qui il nuovo terzino Kerkez, che momentaneamente è il numero 6. Poi ragazzi, telecamere spente, quando avrò finito di registrare questo video andrò ad aggiustare tutti i numeri, ovviamente controllando su internet. Quindi momentaneamente Kerkez e Cheese come terzini sinistri. Cheese che, se non vogliamo fare brutte figure, comunque dovrebbe chiamarsi Cyborg, qualcosa del genere. Comunque Bani come difensore centrale insieme a Dragusin, Vogliacco e ovviamente Scalvini. Poi FT, Zappa, i due terzini destri, centrocampo con Touré e Gournacci DC, Frendrup, Strootman, Gardamesh, Busio e Sturaro come centrocampisti centrali. E ragazzi, vedremo un po' come andremo a centrocampo e a gennaio
possiamo vendere uno di questi qua, penso uno fra Sturaro e Gardamesh. Ovviamente, diciamo, uno pensa subito a Sturaro. Comunque, alla fine, come trequartista, ovviamente, Gudmundsson e Guler con Aramu, Jolly, in un certo senso, Yeboah, Puskas, Ekuban e Shashua, attaccanti centrali, ragazzi, ha origini spagnole questo giocatore, quindi appunto dovrebbe essere Shashua se vogliamo mettere un accento immaginario. Comunque, questo qui è stato il nostro mercato con ottimi acquisti, abbastanza cessioni, però diciamo abbiamo portato subito il nostro Genoa in una dimensione, tra virgolette, che piace a noi, o comunque seguendo i nostri standard. Ok, ragazzi, è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, però abbiamo subito un piccolissimo problema. Allora, innanzitutto, nella scorsa puntata, se vi ricordate, abbiamo alzato la difficoltà a leggenda, quindi questa qui sarà la nostra prima partita con la difficoltà aumentata. E poi abbiamo quattro giocatori praticamente convocati in nazionale, e effettivamente quando sei in Serie B, diciamo, il campionato gioca anche quando ci stanno le nazionali di mezzo, e nel nostro caso abbiamo Puskas con la Romania, Busio con gli Stati Uniti, Gudmundsson, non mi ricordo che nazionalità è, e Kerkec è appena arrivato con l'Ungheria. Gudmundsson è probabilmente islandese. Comunque, chiaramente alla fine ho scelto di cambiare un po' le carte in tavola rispetto alla prima partita con la spalla. Abbiamo sempre Semper fra i pali. Gioco di parole, sì. Poi Ciz, Scalvini, Dragusin da primo minuto con FT, quindi gioca Dragusin al posto di Bani. Centrocampo con Gurnah, Frendrup che gioca al posto di Strootman, che ho lasciato in panchina. Gardamesh che sta al posto ovviamente dell'indisponibile Busio. Guler al posto dell'indisponibile Gudmundsson. E in attacco ho deciso di mettere subito Yeboah e Shashua. Ho deciso di mettere Yeboah perché mi ha chiesto di scendere in campo, altrimenti a posto di Yeboah avrei messo Ekuban. Comunque, tutto pronto, possiamo andare in campo per la nostra prima partita con la difficoltà aumentata. Speriamo bene, ragazzi. E occhio subito al Perugia in area, il destro, palla alta di pochissimo, tiro di Luperini. Ottimo inizio, devo dire, però già noto che fanno un pressing asfissiante. Allo stesso tempo, se riusciamo a superare questa pressione, dovrebbe essere facile per noi arrivare in porta. Raga, occhio Gardamesh di testa, riesce a servire Yeboah, che l'appoggia di tacco per Guler. Vedi l'inserimento di Shashua, che trova subito il gol del vantaggio. 6 minuti e mezzo, continua con il suo, diciamo, con il suo impatto pazzesco questo giocatore. 1-0 per noi. Bene, ragazzi, ma calma, calma. Ancora che possiamo andare, Guler avanza. Guler indisturbato, proprio l'appoggio per Yeboah col sinistro sul primo palo. Grandissima parata di Gori qui. Occhio, siamo ancora in avanti. Shashua, tocco retato per Gurnah che si è fatto male. Attenzione, Frendrup, appoggio ancora per Guler dentro da Yeboah che può girarsi e calciare. Ancora Gori che si salva. E occhio ancora al corner, Gardamesh sempre verso Yeboah! Colpo di testa vincente di Kelvin Yeboah che trova il gol del raddoppio. Effettivamente mi aveva chiesto di scendere in campo e quindi giustamente ha ripagato subito la fiducia del mister. Ragazzo, Yeboah riesce a servire Shashua che è passato alla grande. Shashua può calciare e segnare ancora 3-0 Genova. Ma abbiamo alzato la difficoltà o no? Madonna, adesso che ho detto questa cosa non vinceremo più mezza partita. Comunque 3-0 doppietta per il nostro nuovo Karim Benzema, che diciamo è un paragone molto eccessivo, molto esagerato, però diciamo che sognare non ci costa nulla e qui col sinistro riesce a battere Gori. E occhio però subito al Perugia che prova a reagire, sarebbe importante andare all'intervallo senza neanche un gol subito. Qui grandissima parata di Semper, nonostante però ci fosse il fuorigioco, ma resta l'ottimo intervento del portiere, bravo Semper. Occhio qui, c'è da solo Strizzolo che evidentemente non è in fuorigioco e alla fine arriva il gol del Perugia. Qui ci siamo fatti trovare improvvisamente scoperti, voglio rivedere perché. No ragazzi, fatemi vedere tutta l'azione. No, no, devo vedere l'azione perché devo capire i miei errori. Allora, semplicemente qui un passaggio sbagliato di FT e vabbè, qui c'era Scalvini alto per mettere il giocatore del Perugia in fuorigioco, ci è mancato poco, diciamo che Dragusin,
ha sbagliato a non salire praticamente, quindi ci può stare a prendere un gol così. Ok ragazzi, termina anche il primo tempo, 3-1 all'intervallo, sicuramente questo gol proprio adesso non ci voleva, era importante secondo me andare all'intervallo senza subire gol, e quindi adesso ci aspetto un secondo tempo per nulla semplice. Qui che corridoio che hanno trovato per servire Luperini, ma arriva l'ottimo intervento di Semper che qui ci salva, bravo portierone. E occhio a calcio d'angolo, palla in mezzo, grande Frendrup che anticipa e possiamo ripartire. Guler va da Shashua che può andare, deve alzarla molto bene per Guler che deve correre, forza Guler che sei veloce, vai che sarebbe un contropiede perfetto, il sinistro di Guler, tiro troppo centrale, Paragori. Occhio qui, il Perugia riparte, ancora Semper che deve fare il grande intervento, questo tiro era molto insidioso, bravo Semper. Occhio ancora il Perugia che giustamente sta facendo una partita all'attacco visto che deve recuperare l'ampio svantaggio e quasi quasi ci riescono, 3-2, attenzione, partita decisamente riaperta adesso. E ragazzi, vista la situazione, provo anche a fare un triplo cambio più contenitivo, perché faccio entrare Strootman per Frendrup e Touré al posto di Gundogan, così abbiamo due centrocampisti abbastanza difensivi che sono freschi, e poi faccio entrare anche Ekuban al posto di Yeboah. Occhio qui al Perugia, com'è possibile che siamo così scoperti però? Dai ragazzi, ma non ha senso, perché la difesa fa così, non riesco a capire, sono anni che non riesco a capire come aggiustare questa cosa tattica con la difesa che si apre. Guardate qui, perché i terzini rimangono alti? E niente ragazzi, immaginavo, 3-3, purtroppo queste partite funzionano così, adesso vediamo un po' se riusciremo a tornare in vantaggio in qualche modo. Oh, c'è ancora il Perugia in area, giustamente, passano addirittura in vantaggio, va bene, 4-3. Vabbè, dopo il 3-2 sinceramente me lo sentivo, la squadra è completamente scomparsa, hanno fatto poi 3 tiri consecutivi, 3 gol. Purtroppo funziona così, possiamo farci poco e nulla. E occhio Guler che riconquista un gran pallone, va subito dentro, palla per Ekuban che non sbaglia col sinistro, 4-4. Continuano le montagne russe di FIFA. E occhio che vorrei provare anche un'altra sostituzione, visto che ce l'abbiamo, metterei Aramu. E occhio, si riparte, Aramu prova a servire Ekuban all'appoggio per Shashua che deve provare ad arrivare in area, ci riesce, vediamo un po', Shashua il tocco dietro per Strootman, l'appoggio per Gardamesh, dentro per Aramu, passaggio sbagliato, ma siamo ancora lì, il tocco per Ekuban che va dentro per Aramu. Non mi dire che era tutto buono, dimmi che era fuori gioco, no, era tutto buono, che si è mangiato Aramu. Che occasione ragazzi, calcio d'angolo, Gardamesh, palla verso Dragusin, blocca Gori, che peccato. Occhio a quella ripartenza del Perugia, ormai manca poco, attenzione ragazzi, che già so come va a finire qui. No, occhio al contropiede, no ragazzi, no, 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 FIFA, no, FIFA, no. Contropiede al 90° su un calcio d'angolo. Ed è così che vado a perdere la mia prima partita a leggenda, una partita che vincevo per 3-0, mi sono trovato addirittura 4 pari e adesso 5-4, fantastico, questo mi sembra nettamente fuori gioco, infatti è così. E termina anche la partita, bene. Non lo so ragazzi, alla fine queste sono le statistiche, cioè boh, raga, se riusciamo ad evitare tutti questi gol subiti siamo a posto, perché alla fine a farli gol ne facciamo e come, quindi boh, non lo so, è molto strano il gameplay quest'anno, cioè non è che è molto strano, perché alla fine è molto simile all'anno scorso, semplicemente c'è più spettacolarità, non riesco a capire. Comunque per il momento andiamo avanti e stiamo al gioco. E vabbè raga, affrontiamoci anche il Pisa, adesso l'unica cosa che possiamo fare è giocare più partite possibili per capire un po' come funziona tutto. Quindi ancora una formazione un po' diversa rispetto alla scorsa partita, sempre, scusate il gioco di parole fra i pali. Poi esordio per Kekec, difesa con Bani, Scalvini, FT come terzino destro, centrocampo con Gourdin, Frendrup, Busio e Gudmundsson, e questo qui teoricamente dovrebbe essere il nostro centrocampo migliore, e poi in attacco Ekuban e il confermatissimo Shashua. Occhio ragazzi, Ekuban prova ad alzarla per Shashua che riesce a passare, bravissimo Shashua, Shashua col destro, non sbaglia e trova subito il gol del vantaggio, che però vista la scorsa partita sappiamo che vuol dire poco e nulla. Però ragazzi, continua a segnare questo, secondo me Ekuban, Shashua è la coppia perfetta. Poi abbiamo Yeboah in panchina che si alternerà alla fine con i due, e sicuramente abbiamo tre attaccanti di un livello eccezionale per la Serie B, quindi sicuramente possiamo fare un gran campionato.
E occhio però subito alla risposta del Pisa con Ernesto Torregrossa che quasi quasi trova il gol del pareggio, meno male che c'è sempre. Calcio d'angolo Pisa, facciamo attenzione, Cubano la palla, rimane lì, tiro violentissimo di Torregrossa, ma c'è ancora sempre. Raga, occhio, punizione per il Pisa, c'è il cross, Scalvini libera, bravissimo Shashua, si mette in mezzo qui, grande Shashua, possiamo provare a ripartire, corri, 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 che nessuno te la ruba, però qualcuno deve accompagnare, vedo Ekuban che scatta come un pazzo, attenzione Shashua arriva sul fondo, tenterà un cross respinto, ma siamo ancora lì, Shashua, l'appoggio per Gianluca Busio, che è ben aria, per Gudmundsson riesce a tenerla, l'appoggio, Busio, no, palla fuori, che occasione qui. Occhio, palla per Shashua che va dentro da Ekpon col sinistro, è tutto regolare, arriva il gol nel raddoppio, 2-0, calma ragazzi, calma, segna ancora Ekuban, questi due ci stanno trascinando, questa volta addirittura assist di Shashua proprio per Ekuban. E occhio al Pisa che può andare al tiro, la deviazione, il palo, madonna ragazzi qui, che rischio, e occhio possiamo ancora andare, Shashua prova a servire, ci riesce, Ekuban che tira pianissimo, era perfetta l'azione, che peccato, Buso qui svetta di testa, ancora Shashua subisce fallo, ma arriva Gudmundsson che calcia col sinistro sul primo palo, oh, no no, ho visto uno a terra, speriamo non sia nulla di grave, Busio a battere il corner, vediamo un po', il cross per Seftee, palla alta, peccato. E ok ragazzi, termine il primo tempo, 2-0 all'intervallo. Anche col Perugia avevamo due gol di vantaggio dopo i 45 minuti. Speriamo che stavolta vada in modo diverso. Comunque, ragazzi, Shashua qui è rimasto col cerottino. Io non voglio assolutamente rischiare appena arrivato. Non facciamo cavolate, mettiamo Yeboah. Però lo mettiamo a sinistra e Cubano sulla destra. Raga, occhio, possiamo andare. Ekuban dentro, è buona. Gudmundsson trova il gol del 3-0. Bene così, ragazzi, segna anche Albert Gudmundsson. Primo gol in Serie B, se non sbaglio. Anche per lui, con la SPAL non ha segnato, se non mi ricordo male. Comunque, arriva il gol del 3-0. Calma, ragazzi, calma. Qui ottima azione, bravo Ekuban a servire Gudmundsson. Bene, ragazzi, calma. 3-0, 52 minuti. È troppo presto per festeggiare. Raga, occhio a Semper che riesce ancora a parare. Bravo Semper, bravo. Occhio al Pisa che prova ancora a distendersi. Palla dentro, il tiro è alla fine. Purtroppo qui sbaglia anche Semper. Arriva il gol di Morutan. Però manca un quarto d'ora. Riusciremo a resistere, facciamo anche dei cambi. Allora ragazzi, quattro cambi dentro. Puskas per Ekuban, Guler per Gudmundsson. Poi fuori Frendrup, dentro Kardamesh, fuori Gournà, dentro Touré. Occhio, Yeboah, buona per Puskas, per chiudere la Puskas. Ti prego, Puskas! E arriva il gol del 4-1. Sì, ragazzi, finalmente 4-1, adesso sì, che sono sicuro della vittoria. Riesce a segnare addirittura Puskas, questo è segno che sono tutti coinvolti. Bene così, Giorgio Puskas, 4-1. Occhio ragazzi, che è stata un'ottima partita, un'ottima vittoria. Soprattutto ragazzi, devo dire, difesa approvatissima. Si sono comportati proprio bene tutte e quattro nel complessivo, però proprio la coppia Scalvini-Bani mi è piaciuta un sacco, quindi ovviamente devo confermarla. Un'altra nota a margine, ottimo esordio, veramente importante da parte di Kerkeç. E adesso ragazzi ho paura, ok, tutto a posto, 5 giorni di infortunio per Shashua, nulla di troppo preoccupante. E ok ragazzi, direi che per oggi possiamo assolutamente fermarci qua, il video secondo me è già abbastanza lungo, quindi io per l'appunto per oggi mi fermo qua. Nella prossima puntata inizieremo ufficialmente con le tre partite classiche d'episodio, quindi appunto entriamo nel vivo e affronteremo Cittadella, Regina e Ternana e arriveremo già ad ottobre, dove ci sono tante sfide da affrontare. Quindi, ragazzi, io per oggi posso fermarmi qua. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.